Salve, ancora presenti a Mondo Musica quest'anno, è un piacere salutarvi. Volevo presentare la liuteria Anima e Corde e qualche strumento della nostra liuteria. Il primo strumento che volevo presentare è il nuovo prototipo di chitarra, costruita come un violoncello, però in realtà è chitarra classica, con un sistema tutto nuovo e diciamo, con particolarità veramente interessanti. Lo strumento è costruito come se fosse proprio un violoncello, quindi in acero, in abete, e con reggicorde in ebano, tastiere in ebano e corde in nylon. Le buche qui presenti sono dei filtri che ci danno una sonorità particolare. In questo caso sonorità antica, quindi questa è una chitarra per fare musica antica. Il nostro violino qui che abbiamo portato quest'anno, che ha fatto la collega liutaia, Clara Contadini, è un modello napoletano Gagliano. Come anche questa viola, sempre in stile napoletano e antichizzata, fatta con i migliori legni e le migliori vernici. Quest'anno abbiamo anche un mandolino che è particolare, di costruzione di fattura napoletana, che ha fatto il liutaio Pasquale Mancino della bottega Anima e Corde. Questo è fatto per una ragazza bielorussa, quindi ci lascia, va fuori. L'altra chitarra che abbiamo qui invece è una chitarra acustica fatta in legno di bubinga, che è un palissandro africano, e in abete, fatta con un battipenne in olivo e tastiere in ebano. Il laboratorio è a Napoli Centro, via Portalba 30. Vi aspettiamo tutti, è un bellissimo posto. Sì, si dovrebbe, però lavoriamo molto con il Facebook, Liuteria Anima e Corde. È facile da trovare e vicino, insomma, per parlare con i clienti. Siamo qui perché è un avvenimento veramente importante, ci sono persone, belle persone da conoscere, grandi musicisti e funziona benissimo.